Noi stiamo difendendo qui, come in altri posti d'Italia, la bellezza. E insieme alla bellezza il diritto alla salute, perché queste opere sono spesso nocive, servono interessi che non fanno nulla sul territorio, lo sfruttano, lo asserviscono, lo umiliano e poi vanno a produrre profitto altrove. Dunque noi stiamo difendendo la bellezza, la salute e il fondamentale diritto di essere sovrani sulla nostra terra, sul nostro suolo. C'è il rischio che la TAP si trasformi in un'altra TAV e con tutte le conseguenze che abbiamo visto in passato anche in Val di Susa. In Val di Susa oggi c'è una militarizzazione del luogo, ci sono soldati dappertutto per cercare di far realizzare quest'opera, ma io posso essere un facile profeta e dire che la TAV in Val di Susa non si farà mai. E quindi anche la TAP qui in provincia di Lecce? Con la stessa determinazione e con la stessa unanimità non si farà neanche questa. Noi siamo contenti di questo incontro che è spontaneo al massimo, avete visto una manifestazione organizzata in meno di 24 ore tra tutti i cittadini che sono interessati a questa problematica e gli ammiratori di gente come Henry De Luca. Guardi, io non ho dichiarato, mi dichiaro incompetente sul gasdotto sì, gasdotto no, però si può fare una battaglia dove gasdotto, perché se si perdono di vista gli obiettivi si rischia di fare un buco nell'acqua. Ci sono alcuni territori come questo che per il paesaggio, la vocazione turistica, il mare, le bellezze hanno una destinazione diversa rispetto a altre aree pure della nostra regione. La regione Puglia insieme a noi deve governare questi fenomeni, non farsi governare da una multinazionale privata.